Salve a tutti gli iscritti del canale Studio del Bianco. Stasera abbiamo con noi il saggista, conferenziere, professore di storia e di filosofia al liceo, Matteo Simonetti. Benvenuto Matteo. Grazie, salve a tutti. Siamo qui con Matteo Simonetti perché è fresco, abbastanza fresco di stampa, il suo ultimo libro, che è questo, Hitler e Fichte. Capire il nazionalsocialismo per la Nexus Edizioni. Un libro molto interessante, in qualche misura anche innovativo, perché cerca di inquadrare il fenomeno storico, politico, filosofico del nazionalsocialismo in una chiave di lettura originale, che potremmo definire anche in parte politicamente scorretta, se vogliamo usare questo termine. E però che consente di inquadrare quel fenomeno di importanza, di portata sicuramente storica, da un punto di vista più ampio. La narrazione, diciamo, dominante è quella di un paese che fino a quel momento era la culla una delle culle della cultura, del diritto, della civiltà, cioè la Germania, che ad un certo punto di fatto impazzisce, seguendo un leader carismatico che appunto è Adolf Hitler, ma che però è l'incarnazione del male, della follia criminale, eccetera, e un intero paese, seppure con quelle tradizioni culturali, politiche, filosofiche, lo segue in una sorta di ipnosi collettiva, nel corso della quale vengono compiuti i peggiori crimini della storia dell'umanità. Questa è la narrazione, diciamo, dominante, detta in pochissime parole, che ha anche degli aspetti, come sempre, anche di verità, ma che è estremamente riduttiva, estremamente una visione, diciamo, di una parte, è come se fosse una ragione, una visione di una parte politica di questa vicenda. Mentre Matteo Simonetti in questo lavoro cerca di valutare come sarebbe giusto fare a distanza di circa 80 anni dalla conclusione di quella vicenda, di analizzare un po' più freddamente quello che è avvenuto e di comprenderne le radici. Allora io, Matteo, ti partirei con questa prima domanda. Se ci inquadri meglio la figura di Fichte come filosofo, perché ovviamente non tutti la conoscono, e perché appunto l'hai accostata già dal titolo al nome di Hitler. Fichte, chiunque ha studiato al liceo lo conosce perché è un filosofo che rientra nei programmi delle nostre scuole superiori, è uno degli esponenti maggiori della corrente dell'idealismo romantico tedesco e stiamo parlando quindi di un periodo che va dagli ultimissimi anni del Settecento ai primi 20, 30, al massimo dell'Ottocento e quindi è un personaggio che spesso è al centro dell'attenzione di giovani e meno giovani, però innanzitutto è un personaggio abbastanza ostico da comprendere per quello che riguarda la sua, diciamo, filosofia più conosciuta, e poi è un personaggio invece che è abbastanza non studiato per quello che riguarda la sua visione politica. Di lui si conoscono, a parte le questioni relative alla filosofia dell'assoluto, si conoscono le posizioni politiche che emergono da opere che sono abbastanza note, come gli Discorsi della Nazione Tedesca, però si conosce molto poco invece l'opera che io ho preso in esame più di tutte le altre per la realizzazione di questo saggio, che è Lo Stato commerciale chiuso. È un'opera che ha due titoli, o Stato commerciale chiuso o Stato secondo ragione. È un'opera che è uscita nel 1800, non inteso come secolo, proprio come anno, è stata pubblicata nel 1800. E il figlio, che è il curatore dell'opera Omnia di Fichte, il figlio di Fichte, ci dice che era la sua opera preferita, cioè era un'opera a cui dava la maggiore importanza. Quest'opera non è altro che un programma politico. Era stata indirizzata ad un ministro dell'economia dell'epoca per una sua possibile realizzazione. Quindi Fichte ripone in quest'opera la più grande fiducia, gli dà il massimo valore, diciamo, no? Ecco cos'è? È una progettazione di una società ideale, quella che sarebbe razionale secondo lui, e prende in esame
tutti gli aspetti della vita associata e della vita politica, dagli aspetti economici alla politica del lavoro, alla politica monetaria, all'economia, alla questione dei rapporti fra le classi sociali. Cioè è un programma veramente a tutto tondo. Questa parte, dicevo, è quella meno studiata. In Italia, a parte qualche saggio di tipo universitario, molto settoriale, c'è soltanto un libro di Diego Fusaro che si è occupato di fare un'analisi politica di quest'opera, però il lavoro è ovviamente di buon livello, di ottimo livello per quello che riguarda l'aspetto dell'erudizione, però diciamo non tira poi le conclusioni per quello che riguarda invece l'aspetto politico, e giunge Fusaro anche a conclusioni molto diverse dalle mie, perché io ho fatto un lavoro che è storico politico più che filosofico politico, e poi dopo tu che hai letto il mio romanzo capisci a cosa mi riferisco, cioè c'è una mole abbastanza notevole di documenti anche nuovi, anche non pubblicati finora, che sono dietro a questo lavoro, mentre invece il lavoro di Fusaro è più una ricerca, ecco, di storia della filosofia. Quindi questo è il personaggio Fichte. Perché è al centro di questo libro ed è addirittura insieme a Hitler nel titolo? Perché la tesi centrale di questo mio lavoro, di questo mio saggio, è proprio che il nazionalsocialismo non è altro che la realizzazione puntuale in termini pratici del programma fichtiano che è stato pubblicato 133 anni prima, la presa del potere da parte di Hitler e del nazionalsocialismo. Quindi, come tu dicevi prima, si tratta di uno stravolgimento totale rispetto ai canoni della storiografia tradizionale su questo aspetto. Cioè io sostengo, e poi nel libro lo provo passo per passo, citando da una parte il pensiero di Fichte, dall'altra il pensiero di Hitler e dei maggiori pensatori nazionalsocialisti a lui vicini, in un terzo piano, da un terzo punto di vista, le realizzazioni pratiche che sono connesse a questi due pensieri, che ricalcano sostanzialmente i pensieri, nel senso che vado a prendere in esame le leggi per quello che riguarda la politica del lavoro, le leggi per quello che riguarda la questione dell'antigiudaismo, cioè la questione giudaica, le leggi per quello che riguarda l'economia, la stampa della moneta e il rapporto con la banca centrale. E così dimostro che non c'è niente di totalmente inventato, di totalmente nuovo da parte del nazionalsocialismo, ma che invece questo movimento si va a inserire in una corrente, in un filone di pensiero che è totalmente coerente e parte da Fichte, ma poi congiunge Fichte a Hitler con tutti gli altri pensatori del romanticismo tedesco. Cioè io sto parlando di pensatori che utilizziamo oggi come figure guida per quello che riguarda il pensiero. Sto parlando di Schelling, di Hegel, di Schopenhauer, di Nietzsche, tutti i pensatori del mondo tedesco, chi più, chi meno, chi per un verso o chi per un altro, tutti quanti si riconoscono in questa visione del mondo, in questa Weltanschauung che è quella nazionalsocialista. Quindi diciamo che non c'è stato un impazzimento, sostanzialmente c'è stato un percorso molto lungo, che tu appunto fai partire dal 1800, che ha avuto poi la sua espressione politica nel nazionalsocialismo diretto da Adolf Hitler. E però tu dici, appunto, hai detto che il saggio di Fichte di riferimento per il tuo libro è quello che riguarda la società commerciale chiusa, che già dal nome suona come un qualcosa di molto diverso rispetto alle società aperte, globalizzate, commerciali, di commercio mondiale, globale, cui siamo abituati. Quindi ecco, se vuoi iniziare a dirci in cosa consiste questa visione economica del mondo della società commerciale chiusa. Allora, sostanzialmente che c'è una contrapposizione totale fra un mondo che è quello del capitalismo, della borghesia, già della globalizzazione, che è l'avversario della Germania,
sia del romanticismo che del periodo italiano, è appunto questo mondo tedesco che invece è tutto centrato sull'autarchia. Adesso parlando di economia possiamo citare questo termine, ma non bisogna dimenticare che questo termine è con l'autarchia, quindi di sé dal punto di vista economico, ma anche da tutti gli altri punti di vista, è considerato dallo stesso Aristotele il bene più prezioso per l'uomo. Quindi stiamo parlando di una tematica che si riallaccia direttamente alle fonti del pensiero. Questa nostra impostazione contemporanea che vediamo tutta dispiegata oggi attraverso la filosofia, la visione del mondo, oltre che l'economia globaliste, sono una situazione particolare che poi non è quella naturale, perché nella natura, nella storia diciamo dell'uomo, abbiamo visto invece realizzati a modelli diversi da questi, modelli che non mettevano al centro la materia, il profitto, l'oggetto e anche la stessa economia, ma mettevano al centro la felicità dell'uomo, lo spirito, il benessere appunto non soltanto fisico ma anche che crede all'anima, dello spirito o diciamo comunemente psicologico, che quindi vengono a cozzare uno contro l'altro, quindi questi due sistemi. Per quello che riguarda l'economia, il progetto di Fichte è la realizzazione di uno Stato, che è lo Stato tedesco, che come dimensioni sostanzialmente coincide con lo Stato nazionalsocialista, cioè va a comprendere tutte le popolazioni di tedesche intorno alla Germania, e questo Stato, una volta realizzato, una volta rinforzato e reso autonomo, secondo Fichte dovrebbe disinteressarsi, quindi chiudersi in se stesso e disinteressarsi delle questioni della politica mondiale. Quindi Matteo, sulla base di quello che tu dici, si tratta di un programma di autarchia non solo economico ma proprio politico, una chiusura dentro i confini nazionali pressoché totale. Allora, questa è la proposta di Fichte, che in qualche modo coincide con quella che poi vedremo sarà la politica del nazionalsocialismo. Si tratta di un concetto, quello dell'autarchia, che si riferisce, come tu dici, non soltanto alla sfera economica, ma in generale a tutta la vita dell'uomo, se si tiene conto addirittura che Aristotele nella retorica dice che l'autarchia è il bene più prezioso per l'essere umano, cioè l'autosufficienza, il riferimento a se stessi, diciamo un particolare rispetto per la propria identità, per la difesa di se stessi, e quindi non è solamente economico. Poi per quello che riguarda specificatamente l'economia, quella che propone Fichte è proprio la realizzazione di una società, quella tedesca, che corrisponde più o meno alla Germania che poi sarà quella del nazionalsocialismo, cioè la Germania fatta da tutti i popoli che parlano tedesco e condividono, oltre alla lingua, anche la storia e la cultura della Germania. Quindi è una nazione, uno Stato, che addirittura è una cultura che precede lo Stato e la nazione, a se stessa in tutti i sensi, tanto che non dovrebbe ambire a un dominio mondiale di tipo diretto, no? Quindi un dominio di tipo imperiale. Questa idea imperiale della conquista è estranea al mondo fichtiano e per certi versi, nel libro lo spiego anche con una certa chiarezza, anche al mondo nazionalsocialista. Ecco, ma la domanda è se un'autarchia di questo genere, ai tempi nostri, con la velocità dei mezzi tecnologici di informazione, la circolazione delle informazioni, i mezzi di trasporto, sarebbe pensabile. Ecco, quindi Fichte la teorizza nel 1800, Hitler in qualche modo la realizza negli anni 30 del secolo scorso, ma come e se avrebbe potuto reggere alle innovazioni tecnologiche una visione di questo genere, secondo te? Allora, ovviamente visione che già ormai due secoli, quella di Fichte, e un secolo quella del nazionalsocialismo, però i principi base potrebbero essere anche oggi fecondi e potrebbero essere utilizzati per far fronte a questa deriva globalista. Perché? Perché sia in Fichte che nel nazionalsocialismo non è che si veda di cattivo occhio o si impedisca il commercio con l'estero.
Semplicemente si dice che questo commercio non deve diventare una spada di Damocle appesa sopra lo Stato che commercia con l'altro, poiché è già chiaro all'epoca che attraverso l'economia si può colonizzare uno Stato. Quindi l'economia estera, il commercio con l'estero deve esistere, ma lo Stato deve avere un controllo su di esso. Questo del controllo è un po', questo del controllo è la cifra del nazionalsocialismo rispetto ad altri tipi di socialismo, tipo quello sovietico, no? Perché? Perché noi abbiamo visto che nel socialismo, così come lo conosciamo, c'è la negazione della proprietà privata dei mezzi di produzione e del, diciamo, dello spirito dell'impresa individuale. Invece nel nazionalsocialismo questi due aspetti vengono salvaguardati, soltanto si cerca di fare in modo che essi vadano estradati per quello che riguarda il benessere della società tutta. Quindi c'è un controllo che il governo fa, che il partito fa, che riguarda soprattutto il fatto che non si vada oltre un certo limite, che non si rompa un certo equilibrio. Cioè, per esempio, lo Stato deve impedire che per il profitto si produca un oggetto di cui non c'è necessità, oppure se ne produca in maniera troppo grande o troppo piccola. Quindi c'è un controllo totale da parte dello Stato che crea dei veri e propri cartelli economici sottoposti al suo controllo proprio, e poi addirittura fissa un cartello dei prezzi, cioè fa una politica dei prezzi fissi, fa una politica in qualche modo simile a quella dei piani pluriennali che abbiamo visto sia nel fascismo in qualche misura, ma anche nel mondo comunista. Quindi è un socialismo a tutti gli effetti, che però non rinuncia all'aspetto positivo della libera impresa e della proprietà privata e del profitto individuale. Cerca solo di fare in modo che non confliggano con l'interesse generale della nazione. Questa visione che adesso ci stai raccontando, questa visione politica dello Stato, ti dico l'effetto che fa a me personalmente, quindi come impressione personale. Da un lato, con una sua capacità di attrazione, visti certe derive di un certo capitalismo e del consumismo spinto, no? Visto quello che provoca nelle nostre vite questo tipo di impostazione. Dall'altro lato, tra l'altro venendo da 2-3 anni di controllo sulle nostre vite da parte dello Stato così oppressivo, ecco, una visione dello Stato, della società di questo genere, porta con sé il fatto che ti devi augurare fortemente che a governare questo Stato ci siano delle persone veramente illuminate, perché quanto più tu allo Stato gli concedi la possibilità di controllo sulle vite, comprese quelle economiche, quanto più sei esposto, no, all'oppressione e alla tirannia di questo stesso Stato. Ma ovviamente si tratta di un sistema totalitario o per molti versi totalitario, un monolite assoluto. Il nazionalsocialismo, anche questo va detto, e la storiografia lo sta riscoprendo. E quindi, per esempio, come tutti i sistemi socialisti, spaventa per questa possibilità di controllo che offre. Però, d'altro canto, anche la tua riflessione ce lo fa capire, il sistema fintamente democratico di tipo liberal capitalista in cui noi viviamo ci ha mostrato di essere perfettamente in grado di giungere a questo tipo di... Anzi, mentre tu nei confronti dei totalitarismi come quelli che abbiamo conosciuto hai la possibilità di darti alla macchia, di passare al bosco, come dice Junger, piuttosto che fare il partigiano, come direbbe qualcun altro, qui oggi nel sistema fintamente democratico della democrazia capitalista globalizzata non hai questa possibilità, perché è anche difficile riconoscere le responsabilità. E il sistema del totalitarismo democratico si ammanta attraverso la menzogna di una presupposizione, cioè la presupposizione di agire sempre per il tuo bene. Quindi noi abbiamo avuto, ma non soltanto in questa questione della pandemia, abbiamo avuto una situazione di controllo totale in un sistema che invece sarebbe proprio nato per evitare questo controllo da parte dei sistemi totalitari
storici. E poi non dobbiamo nasconderci che oggi è in atto una vera e propria censura, anche parlando di polizia del pensiero e di controllo del pensiero, perché in Italia ci sono delle cose che quasi non si possono dire. C'è un reato orribile come quello del negazionismo dell'Olocausto, che non dovrebbe esistere. Ci sono delle fattispecie di reato, i reati di odio, che sono talmente assurdi, formulati in una maniera sconclusionata, che si prestano a interpretazioni veramente kafkiane. Quindi, secondo me, questo pericolo ce lo abbiamo già. E riflettere dal punto di vista non soltanto utopistico, ma anche programmatico, su alcune scelte del nazionalsocialismo potrebbe invece darci una mano. Il problema qual è? È che invece la storiografia ufficiale tende ad impedire questa riflessione, demonizzando tutto ciò che ha a vedere con quella esperienza politica, così come avviene con il fascismo, proprio per impedire che si ripensi quei contenuti. Perché oggi, se un contenuto, ad esempio la proprietà della moneta, l'emissione monetaria non vincolata all'oro e non vincolata al debito, il controllo da parte dello Stato della banca di emissione monetaria, sono tutti caratteri del nazionalsocialismo, se fossero oggi adottati, e potrebbero esserlo, distruggerebbero completamente le attività delle élite e il loro predominio in questo mondo globalizzato. È per questo che noi vediamo continuamente una reductio ad Hitlerum. Cos'è questa reductio ad Hitlerum? Appena il tuo avversario dal punto di vista dialettico, comincia a tirare fuori una tesi, no? Che è scomoda al potere, automaticamente si dice: ma questa cosa l'hanno fatta i nazionalsocialisti, avete visto come è andata, quindi la buttiamola via. Quindi è uno sofistico per evitare una discussione. Questo è sicuramente vero, ed è per quello che il tuo saggio mi ha particolarmente interessato, sia per la qualità del contenuto e anche però perché cerca di gettare un sasso nello stagno in questa situazione, no? Quella di un dibattito completamente bloccato, per non dire censurato e represso, su fatti storici. Quindi quando tu impedisci qualsiasi tipo di ragionamento libero su fatti accaduti ormai molti decenni fa, evidentemente hai delle finalità politiche che riguardano l'oggi, ovviamente. Tornando al merito del tuo libro e seguendo il percorso che adesso tu, l'accenno che hai fatto al nazionalsocialismo come forma di nazionalsocialismo, come forma, scusami, di socialismo, come forma originale di socialismo, il primo capitolo del tuo libro si intitola appunto il partito se la domanda è se il Partito Nazionale Socialista era davvero socialista e di sinistra, tu aggiungi. Ecco, vuoi dirci qualcosa sulle conclusioni a cui sei arrivato? Allora, è chiaro che fu un partito di sinistra e un partito socialista. In che senso? Se noi oggi prendiamo un vocabolario, prendiamo una voce di un'enciclopedia come la Treccani, andiamo a vedere cosa si intende comunemente per socialismo o per partito di sinistra, abbiamo una perfetta coincidenza, perché abbiamo una preoccupazione per gli strati deboli della società, un limite all'attività del capitale. Abbiamo soprattutto un ruolo centrale dello Stato nei settori chiave dell'economia, no? Per esempio per quello che riguarda l'energia, un ruolo centrale dello Stato per quello che riguarda i settori chiavi della vita associata, tipo a parte, va bene, il discorso militare, ma anche la scuola, ma anche la sanità. Quindi questa impostazione di tipo socialista è totalmente compiuta anche dal nazionalsocialismo. Quello in cui ciò in cui si differenzia dal socialismo, se vogliamo, comunista o di stampo socialista ma internazionalista, è proprio l'aspetto della politica estera. Cioè il nazionalsocialismo è un tipo di socialismo che vale unicamente all'interno di quella nazione e quindi si coniuga al nazionalismo. Anche questa non è un'invenzione hitleriana, deriva dall'impostazione di Ferdinand Lassalle, che nel 1870 più o meno creò questo tipo di socialismo unito al nazionalsocialismo, che si contrappose poi a quello di stampo marxista o leninista, che invece ha un'impronta totalmente internazionalista.
lo abbiamo visto questo chiaramente nella prima guerra mondiale, quando i socialisti alla Marx incitavano a non partecipare a questa guerra, che era una guerra borghese, per realizzare il mondo che sarà, secondo loro, sarebbe dovuto essere quello della felicità pienamente realizzata attraverso la lotta di classe, quindi boicottando anche le proprie nazioni che in quel momento erano al centro dell'attività bellica. Quindi è pienamente di sinistra, è pienamente, tanto più che, e questo, di questo porto tutti i documenti nel mio saggio, tanto più che anche la partecipazione attiva in quanto a militanza e in quanto a sostegno elettorale del nazionalsocialismo fu in maggioranza legata a proprio alle classi sociali operaie. È vero che ci fu un appoggio anche da parte, per esempio, della scuola, dell'università, di alcune categorie borghesi, sempre legate al nazionalismo. Però lo zoccolo duro, il centro del sostegno politico al partito, fu quello degli operai. C'è un altro aspetto che volevo che tu accenni nel tuo libro, che mi sembra, diciamo, da interessante da evidenziare, che è quello per cui alcuni aspetti del nazionalsocialismo che sono obiettivamente da condannare, io credo, come la persecuzione degli ebrei in maniera indiscriminata, no? Anche l'atteggiamento di violenza, di squadrismo nei confronti degli avversari politici, tu citi anche i portatori di handicap nel libro, quindi tu anche ovviamente condanni questo tipo di impostazione, ma cerchi di contestualizzare, no? E di inquadrare questi fenomeni, questi comportamenti oggettivamente non accettabili, però fai presente che non erano esclusivi del nazionalsocialismo in quel periodo storico. Ecco, dimmi qualcosa in più su questo aspetto. Allora, questo è chiaro, perché il razzismo, quello biologico, quello legato alla genetica, non ha una matrice tedesca. Il razzismo di questo tipo ha un'origine darwinista e viene, diciamo, per la prima volta teorizzato da pensatori che non sono tedeschi. Sto pensando per esempio a Chamberlain, no? E che quindi arriva in Germania, nella quale c'era un certo tipo di razzismo, però non biologico, era un razzismo di tipo culturale, che vediamo in tutti i pensatori della Germania, da Lutero fino ad oggi. Cioè, per esempio, il rapporto con il giudaismo, per tutti i filosofi che si conoscono perché si studiano a scuola, è abbastanza univoco, cioè tutti condividono questa opinione verso questa minoranza che diventa una vera e propria elite all'interno della Germania, adottando questo ovviamente non vale per tutti gli esponenti di quella etnia, vale per alcune elite, vale per alcune persone, e le altre non dovrebbero pagare per le azioni della loro elite, e quindi diventa una vera e propria elite che funge da parassita in quella società. E dicevo, tutto questo lo abbiamo visto molte volte. Non dobbiamo dimenticare, negli Stati Uniti d'America il razzismo è continuato fino agli anni 60. Non dobbiamo dimenticare dove è nato, non dobbiamo dimenticare il commercio triangolare che per secoli ha distrutto l'Africa. Cioè, queste, non dobbiamo dimenticare Rudyard Kipling quando scrive che l'uomo bianco ha il fardello di andare a civilizzare questi popoli inferiori, no? Quindi è un discorso che nasce altrove e poi arriva anche, ovviamente, in Germania un po' dopo, ma più o meno nello stesso periodo. Per quello che riguarda l'aspetto del giudaismo, io ho trattato nel libro, ovviamente, nel dettaglio quali sono gli antecedenti anche tedeschi dell'antigiudaismo, ma nel libro, ovviamente, per motivi giuridici, io non dico mai la parola, non tocco mai l'argomento olocausto. Perché? Non è perché io abbia convenzioni negazioniste, come si suol dire, che, cioè, nel senso che non è mai avvenuto o cose del genere. Semplicemente perché non mi sento libero
di indagare, e quindi non ci spreco nemmeno il tempo, un argomento per il quale, se dovessi venire a conoscenza di diciamo argomentazioni, di fattori che non sono quelli decisi dall'establishment, io non potrei dirle, e quindi in maniera preventiva evito di occuparmi di questo aspetto. Tratto invece molto in profondità l'aspetto dell'antigiudaismo dal punto di vista non razzistico-biologico ma storico-culturale, che non è una caratteristica soltanto tedesca. Io per esempio nel libro cito un fatto molto indicativo, cioè se non sbaglio negli anni 20 ad Oxford, per entrare all'università di Oxford, a un certo punto si facevano delle foto tipo quelle che si mettono nel passaporto, e ad Oxford i funzionari dell'università facevano un'analisi della fotografia di tipo biometrico e potevano escludere le persone che facevano richiesta di accedere ai corsi universitari in base al profilo del naso. Cioè, se questo naso avesse avuto un profilo giudaico, c'era la facoltà da parte dei burocrati dell'università inglese di escludere queste persone dai corsi, cioè di non accettarle come iscritti alla propria università. Questo vale come esempio, ma era una cosa abbastanza diffusa. Come più in generale la violenza, la discriminazione erano purtroppo molto più diffusi, cose, tu lo sottolinei nel libro, comportamenti e politiche che ai nostri occhi appaiono giustamente inaccettabili, nel contesto storico di allora erano diverse, c'era un tipo d'uomo diverso, una società diversa, una società che usciva dalle durezze e dalle violenze delle trincee della Prima Guerra Mondiale. Il modo di vivere era completamente differente, probabilmente anche il valore stesso che si dava alla vita era differente, e quindi questo è comunque un passaggio che mi è sembrato interessante, perché nella storia il contesto ovviamente conta. E, un'altra domanda, Matteo, che tra l'altro attiene in qualche modo anche al libro per il quale tu sei più conosciuto, che è quello sul piano Calergi, riguarda l'idea di Europa, che è stato il titolo di uno degli ultimi capitoli del tuo libro, dove tu fai notare che l'Europa politica che conosciamo oggi, l'Unione Europea per come la conosciamo, che ha una determinata origine che scaturisce da determinati mondi di cui appunto tu parli nel libro sul piano Calergi, e viene contrapposta in questa Unione Europea in maniera radicale all'esperienza del nazionalsocialismo, no? E ci viene detto che, e qui mi raggancio anche a quello che dicevi prima nelle domande precedenti, essendo fortemente di tipo, avendo una visione di tipo fortemente nazionalista e autarchica, sarebbe in netta contrapposizione incompatibile con qualsiasi idea di unione degli stati europei per una collaborazione, una cooperazione, eccetera, e che proprio per questo nazionalismo estremo del Terzo Reich si sarebbe poi arrivati al conflitto mondiale. Ecco, però tu ci dici che le cose non stanno esattamente così, e che un'idea di Europa circolava anche negli ambienti nazisti, nazionalsocialisti e fascisti. Certo, questo è un argomento che andrebbe studiato in maniera molto più approfondita. E ci sta provando un professore universitario italiano che si chiama Fonzi, che ha pubblicato un paio di testi su questo argomento. Cioè, è vero che c'è una netta contrapposizione fra l'Europa calergiana e l'Europa sorta sulle idee calergiane, che è quella che noi conosciamo, e il mondo legato al nazionalsocialismo. Questo non significa che non fosse già in piedi un progetto da parte del nazionalsocialismo di creare un'Europa unita. Un'Europa unita però nel rispetto delle singole nazioni e delle loro caratteristiche. Io qui ho pubblicato una serie di documenti, una serie di testi che dimostrano come già ci fossero delle, non soltanto delle idee, ma ci fossero già dei progetti già avviati. Per esempio, c'erano delle riunioni che mettevano insieme il fiorfiore della intelligenza italiana, tedesca, ma anche bulgara, rumena, spagnola, eccetera. Cioè tutte quelle nazioni che in qualche modo si avvicinavano
a questa impronta identitaria che il nazionalsocialismo aveva accentrato in sé, no? Aveva un po' rappresentato in quel momento lì. E quindi c'erano questi incontri e c'era addirittura un ufficio preposto all'interno della politica nazionalsocialista per realizzare poi questo progetto. Io, per esempio, lì racconto dell'esperienza di Pasolini, che partecipa come giovane letterato, come giovane poeta, a uno di questi incontri e tesse le lodi dell'atmosfera in cui si era trovato. Ma soprattutto ho sfruttato un documento inedito che mi è giunto dall'archivio Roosevelt di New York, che mi ha mandato le 90 pagine di corrispondenza epistolare fra Calergi e la presidenza americana. In una di queste lettere Calergi scrive al vicepresidente americano, gli dice di fare presente questa cosa anche a Roosevelt, che se l'America non si sbriga ad intervenire nella Seconda Guerra Mondiale, perché ancora non era entrata in quel momento, si rischia, queste parole di Calergi, si rischia che Hitler venga considerato il nuovo campione dell'Europa Unita. Quindi questo documento è un documento devastante dal punto di vista della costruzione storica ufficiale, perché dimostra, uno, che un progetto europeo c'era, due, che i popoli europei in qualche modo erano propensi a realizzare questo progetto, tanto che il principale autore della sua alternativa europeista se ne preoccupa e invoca l'intervento degli americani affinché questo progetto non vada in porto. Ora, magari devo spiegare perché io sono arrivato alla scrittura di questo saggio. Ovviamente io parlo sempre di questioni che mi pongono degli interrogativi, secondo me, importanti e quindi che devo risolvere per mia personale curiosità. Però devo ammettere che questa volta questo lavoro è andato parallelamente al mio lavoro come ricercatore universitario. Io in questo momento sto svolgendo un dottorato all'Università di Salamanca, in Spagna, in storia della filosofia. Il tema del dottorato è il rapporto tra Heidegger e il nazionalsocialismo. Quindi ho potuto, per 3 anni e mezzo quasi ormai, immergermi quotidianamente in tutti questi testi, sia storici che filosofici, che di storia del pensiero, che mi hanno portato a creare questo quadro generale, che poi scaturisce come testo a sé stante, no? Però in generale, ecco, diciamo che io negli ultimi 3 anni ho avuto modo, sono stato facilitato da questa attività di ricerca universitaria, ho avuto modo di consultare moltissime pagine. Io, per esempio, solo per questo testo specificatamente credo di aver studiato più o meno 8.000 pagine. Tra l'altro, studiando integralmente il Mein Kampf e studiando integralmente tutti i discorsi pubblici di Hitler. Quindi è stato un lavoro molto grande e io spero che questa complessità poi si veda nel libro, non nel senso che è un libro difficile, ma è un libro che tiene conto di una mole importante di dati che solitamente viene taciuta. Sì, sì, io confermo che in effetti il libro è scorrevole nella lettura, cioè, chiaramente bisogna essere appassionati di questi temi, ma non è un testo divulgativo che è alla portata di tutti, secondo me, ma comunque è denso di pagine importanti che sono il frutto appunto di un tuo lavoro approfondito di ricerca. Io chiuderei, Matteo, questa intervista con un'ultimissima domanda che riguarda proprio le conclusioni del tuo libro, perché tu ti avventuri addirittura a ipotizzare, e l'hai accennato prima in un tuo intervento, ti chiedo adesso di spiegarlo meglio, ti avventuri, dicevo, fammi usare questo verbo, a cercare di capire cosa di quell'esperienza nazionalsocialista potrebbe essere utile a noi oggi nel mondo attuale. Allora, io farei una premessa che un po' riprende quello che tu già prima avevi detto, cioè questa mania di gridare
al pericolo risorgenza del fascismo, pericolo risorgenza del nazionalsocialismo, è una mania ridicola, nel senso che dal punto di vista numerico gli aderenti, i nostalgici a questi movimenti sono una frazione infinitesimale dei popoli, no? E quindi non ci sarebbe questo pericolo dal punto di vista pratico. Dal punto di vista teorico e storico, questi due movimenti non potrebbero mai oggi riemergere, perché sono figli dell'atmosfera storica del periodo. Faccio qualche esempio, cioè solo la presenza della Prima Guerra Mondiale è la causa principale dell'emergere di questi totalitarismi. Senza guerra mondiale non sarebbero mai sorti, perché sarebbero mancati i reduci, gli arditi, la scontentezza per esempio per parlare dell'Italia, la scontentezza della fine dei risultati della fine della Prima Guerra Mondiale, la vittoria mutilata, eccetera. Poi mancherebbero gli anni del biennio rosso, nel cui in Europa ci fu una vera e propria guerra civile con migliaia di morti, con serrate, scioperi, scontri all'interno delle città violentissime da una parte e dall'altra, no? Sia in Germania che in Italia, ma soprattutto in Spagna. Mancherebbe proprio il discorso razziale e biologico, che oggi nessuno più cavalca, e tutta una serie di altre considerazioni che rendono quel periodo storico un unico. Detto questo, cioè il pericolo di risorgenza del nazionalsocialismo e del fascismo sono robetta, si può guardare a quell'esperienza cercando di trarne il meglio, che sarebbe: uno, la ricostruzione di una comunità popolare identitaria basata su alcuni concetti fondamentali in grado di unire un popolo. È esattamente il contrario di quello che oggi si persegue con questa comunità globalizzata, indistinta, ovunque la stessa, con le medesime convinzioni, con le medesime anche con la medesima apparenza, gli stessi vestiti, gli stessi programmi televisivi, la stessa musica, eccetera, no? Quindi questa, la ricerca di questo tipo di comunità identitaria potrebbe e dovrebbe essere ripresa, perché altrimenti, quando si fa fuori dalla storia dell'uomo concetti come onore, come identità, come patria, rimane ben poco. Lo dice lo stesso Leopardi nello Zibaldone, quando dice: quando Roma diventò la patria di tutti, fu considerata la patria di nessuno e scomparve, no? Quindi non è che è una cosa che si inventano i nazionalsocialisti, è una costante del pensiero, tra virgolette, tradizionale. Poi, senz'altro, la politica economica, la politica monetaria, è ora di pensare ad una moneta alternativa all'euro schifoso che ci hanno consegnato. Per esempio, anche lo stesso stratagemma adottato da Schacht e poi anche altri stratagemmi che sono stati ideati da Feder, che era il responsabile dell'economia del partito, potrebbero essere recuperati, e sono in parte recuperabili. Per esempio, la moneta alternativa che era stata messa in circolazione sotto il nazionalsocialismo, il cosiddetto effetto MEFO, non è altro che un 110% che ce l'ha fatta. Cioè è un 110% in grande stile. È una moneta fiscale, è una moneta parallela che va a aumentare la massa monetaria creando ricchezza senza indebitare la popolazione. Sono tantissime per esempio, la struttura del sistema del volontariato tedesco, per esempio l'idea di, qualcuno direbbe oggi in maniera keynesiana, ma non è corretto, perché se andassimo a approfondire scopriremmo che il keynesianesimo ha lasciato una crisi ancora più brutta dopo qualche anno, nel 1937, rispetto a quella che aveva lasciato, e ha arricchito pochissimi. La politica con cui il nazionalsocialismo ha distrutto la disoccupazione, cioè 6 milioni di disoccupati sono diventati zero nel giro di 3 o 4 anni, cioè con le assunzioni da parte dello Stato, potrebbe essere replicata, perché innescherebbe un volano, certamente che andrebbe controllato dal punto di vista inflazionistico, ma noi non siamo di fronte a un'inflazione classica in questo momento, noi siamo fronte a un'inflazione della povertà della materia prima,
È inutile questi signori calergiani di Bruxelles aumentano i tassi di interesse dei mutui. Qualcuno dice non hanno capito nulla, no? Qualche giorno fa facevo in Veneto una conferenza con Nino Galloni che diceva non hanno capito nulla, si tratta di inflazione. Non è che non hanno capito nulla. Tutto risponde a questo progetto di affamamento dei popoli e di grande sostituzione dei popoli europei. È impossibile che questi non abbiano capito la differenza fra i due tipi di inflazione. Questi, soltanto per dirne alcuni, ma ce ne sono tanti, e anche situazioni che per l'epoca erano, noi oggi ce l'abbiamo ormai nei nostri sistemi, e anche se non funzionano molto bene, però all'epoca erano delle assolute novità. Cioè, per esempio, dal punto di vista sociale, al pari del fascismo, il nazionalsocialismo era all'avanguardia dal punto di vista degli ammortizzatori sociali, per esempio delle ferie gratuite, del turismo di massa, eccetera, eccetera, no? Per esempio, la promozione delle attività culturali e sportive. Sono tutte situazioni che stanno lentamente scomparendo, e noi vediamo in Italia una gioventù che più o meno sta diventando quella del ragazzo chiuso in se stesso in camera con lo sguardo fisso sullo schermo o del videogioco, del computer o del telefonino, che ha rapporti sempre più sfilacciati, parlo di rapporti reali, con i suoi coetanei e con il resto del mondo. Quindi questa idea di una comunità viva davvero, una comunità che si ritrova davvero dal punto di vista fisico, e pensiamo a tutte le esperienze giovanili della Germania di questo periodo e precedenti, no? Per esempio anche i Van der Vogel, oppure che erano praticamente dei momenti giovanili che praticavano nudismo e fotografia e vagabondaggio all'aperto, no? Tutta questo fenomeno di vitalità, soprattutto giovanile, dovrebbe essere recuperato e sponsorizzato dalla politica. Invece assistiamo a tutto il contrario. Quindi, senza cadere in questa retorica, se dici questo sei un nazista, se dici questo sei un fascista, semplicemente si potrebbe dire: signori, abbiamo capito che è impossibile che un intero fenomeno storico, un intero periodo storico, sia tutto da buttare composto solamente da dementi, no? È impossibile, anche perché questi dementi erano i nostri nonni e i nostri bisnonni. Diciamolo chiaramente, cioè il sostegno popolare in Italia al fascismo e il sostegno popolare in Germania al nazionalsocialismo era così forte da aver visto come partecipanti attivi i nostri nonni e i nostri bisnonni, che fatichiamo solitamente a considerare degli idioti o dei barbari. Quindi c'è qualcosa che non va nel racconto che ci hanno fatto. C'è qualcosa di profondamente ipocrita che, come ho spiegato prima, risponde a un'esigenza molto chiara di controllo politico. Bene, io direi che abbiamo toccato alcuni degli aspetti più importanti di questo libro, Hitler e Fichte, capire il nazionalsocialismo, della Nexus Edizioni, scritto da Matteo Simonetti, libro che vi consiglio di là di come la pensiate, perché consente una lettura originale, se vogliamo dire eccentrica, rispetto al sistema di pensiero dominante, e in questo momento, al di là appunto delle idee di ciascuno di noi, c'è bisogno di spezzarle, le catene del pensiero dominante, sotto tanti punti di vista, e questo libro secondo me dà un contributo culturale davvero interessante. Quindi ti ringrazio, Matteo. Grazie a te, grazie a voi. Auguro successo il tuo libro, saluto tutti i nostri videoascoltatori, e alla prossima intervista.